Salve a tutti ragazzi, bentornati su Ghost of Tsushima. Allora, in questo gameplay io direi di andare a controllare due punti di interesse. Questo che abbiamo appena segnato sulla mappa e poi questo, molto vicino al castello di Kaneda, che credo sia la parte conclusiva di questa prima isola. Ok? Andiamo. Ah, il punto di interesse è sulla spiaggia. Anzi, no, lì, su quella specie di promontorio montagnoso. Devo trovare il modo di scendere giù in spiaggia senza spaccarmi le ossa. Oh, oddio, in realtà il modo ci sarebbe. Sto per fare forse una cosa stupida, non lo so, ma tant'è, ci voglio provare. Sono morto, va bene. Deve esserci un modo per scendere. Deve esserci. Lì vedo una stradina, ok. Ah, che meraviglia! Guardate che lucetta, ragazzi. Mi fermo così YouTube non sminchia tutto. Estraggo anche la katana così la scena è più drammatica, con le farfalline e tutto il resto. Bello, bello veramente. Dà un gusto pazzesco. Guardare il castello da qui, guardate, è lontano, irraggiungibile, ma prima o poi lo raggiungo e come, state tranquilli, e romperò il culo a un sacco di mongoli. Comunque, qui ci siamo stati nello scorso gameplay. Abbiamo sfruttato questo sentiero con i fiorellini azzurri. Eh sì, è lo stesso sentiero. Soffia, vento, soffia, fammi vedere. Ah, vedi? Ho raggiunto il luogo segnato. Quindi il luogo segnato non è proprio un luogo così, ma tutto sto percorso che sto facendo. Sì, e ci sono anche le pietruzze, cioè è proprio un sentiero che alla pu. Ok, caghe. Non è roba da cavalli qui. Sembrerebbe più un passaggio per samurai. Oh, era quasi invisibile sto passaggio. Adesso perché io sono in missione, no? Ci sono andato un po' con il vizio. Ma altrimenti ci fossi capitato per sbaglio lì, non me lo sarei cagato proprio quell'ingresso. Ma è pieno di anfratti, pertugi di questo tipo. A volte li trovi solo perché segui una volpe. Mazza, è scosceso da morire. Molto Uncharted Tomb Raider questa parte, eh. Non mi sono mai piaciute troppo le scalate. Però qui sono poche. Per fortuna ce ne sono veramente poche. Talmente poche che ti fa quasi piacere, no? Che spezzi un po' il ritmo del normale gameplay. Oh, ma qui? Qui c'è qualcosa, secondo me. Perché io potrei scendere e va bene. Ma c'è. Tutto qua? Cioè, c'era questa cosa alternativa solo per farmi prendere i fiorellini? Non ci credo. No, no, non me la conta giusta. E invece è così, cioè, solo fiorellini. No, perché sei morto? Secondo me bastava qualche centimetro in meno, mi sarei salvato. Mi sarei salvato, sono sicuro. Ok.
Oh, Madonna, mi ha fatto ricominciare da qui. Mannaggia a me, la mia curiosità, la mia voglia di scoprire gli easter egg di merda degli sviluppatori di merda. Ho detto, là, c'è qualcosa, c'è sicuramente qualcosa. Sto cazzo c'era. Ah, oppure, visto che io so esserci un rampino in questo gioco, potrebbe pure essere che certe aree che adesso mi sembrano irraggiungibili, poi con il rampino diventano normali aree esplorabili. Adesso mi risultano tutte quante essere proibite. Tua sorella? Batte tua sorella? E a quali prezzi? Porca troia. Oh, porco Giuda, eh. No. Sono terrorizzato all'idea di ripetere due volte questo percorso perché è molto lungo. Però effettivamente in due gameplay che ho fatto stiamo facendo cose abbastanza diverse tra loro. Essendo la campagna abbastanza avanzata, mi fa capire che insomma non è male il ritmo del gioco, eh. È stato calibrato abbastanza bene. Però vabbè, se a voi piace particolarmente combattere, come a me, andrete sicuramente in giro ad attaccare briga con il primo che passa sempre. E quindi per la maggiore i vostri gameplay saranno basati sul combattimento, sulla rottura di palle ai mongoli. Nel mio caso adesso è un po' un misto, nel senso che ho tante cose da perfezionare nel combattimento. E quindi combatto molto molto spesso, però mi godo anche questa esplorazione perché l'isola mi piace tantissimo, veramente realizzata bene, molto varia a livello di colori. E poi è figo, oh, esplorare un po' anche la tradizione, per quanto sia ovviamente superficiale come viene trattata in questo videogioco, però per me che non ne so un cazzo di tradizione giapponese, queste sono informazioni super interessanti. Amuleto di Okuninushi, amuleto del Kami della medicina, che fa questo sicuramente potenzia. Vediamo, sicuramente potenzia la cura, perché qui abbiamo la cura. No? Eccolo qua. Amuleto dell'occultamento del vantale. Armi spettrali infliggono 20% di danni in più. Se invece noi andiamo qui, amuleto, fermezza, un benessere, eccolo qui. È questo? Ah no, perché è un amuleto principale. Perché qui ci sono amuleti di primo livello e secondo livello. Probabilmente infligge danni bonus quando la salute è pari o inferiore al 50%. Eccolo qui. Ripristina lentamente la salute quando non sei in combattimento. Ma mettiamolo subito. L'uccisione dei nemici ripristina una quantità di salute moderata. Sì, dai. È un po' un asset da tank questo qui. Però ci sta. Porco Giuda. Una cosa curativa così, così figa. Ok, adesso tutta la strada al contrario, dovremmo farcela, però beh, usiamo i viaggi rapidi, ragazzi, non siamo così masochisti. Anche se qui vedo, forse c'è un passaggio. Magari da qui si risale molto più facilmente. Fatemi esplorare anche questa. Ok,
Questa via? Sì, probabilmente sì. Dai, sì, è una via diretta verso l'alto. Possiamo tornarcene indietro passando da qui. Non usiamolo il viaggio rapido, dai, godiamoci il percorso. Da turisti, praticamente. In un attimo siamo tornati. A conoscere quella strada, uno sarebbe sceso senza problemi. Bene, abbiamo fatto questa prima, direi, missione, abbiamo visto sto primo punto di interesse, andrei sul secondo, che sta qua. Sempre scosceso, mannaggia al cazzo. A me servono provviste, principalmente, se voglio migliorare il mio arco. Però stiamo visitando tutte zone in cui non ci sono provviste, ci sono fiori, c'è legno, perché ci vogliono zone un po' antropiche per trovare le provviste. Villaggi, campi. Dei mongoli. Yes. Yes. Ed è provviste, appena ti avvicini ai nemici, comunque agli esseri umani, hai le provviste. Vento di qua. Allora, Kage. Villaggio bruciato? Questo c'è? La direzione è questa, ragazzi, eh. Mi portano attraverso questo villaggio bruciato. Più in là forse. Eccolo. Ci sono predatori, ma sono maiali. Per carità, buono, ci danno le pelli. Però l'orso te ne dà molte di più. Bambù. Ah, una volpetta. Una volpetta. Vai, volpetta, ti seguo. Di solito le seguo sempre a piedi le volpi. Anche perché poi iniziano a fare un po' di percorsi strani, passano tra le rocce, strettoie, tutta roba che poi ti costringe quasi sempre a mollare il cavallo. Quindi, già che ci sono, la seguo a piedi. Oh, un altarino volpe. Inari. Se non ricordo male. Ah, non è questo. Dov'è l'altarino, mortacci tua? Vedete? Strettoie, il cavallo non ci entra. Onore il santuario. Santuari di Inari, mi ricordavo, necessari per ottenere un nuovo spada. Basta trovarne altri due e avrò un altro posticino per metterci un amuleto minore. Non so se poi avremo modo di aumentare anche gli spazi per gli amuleti maggiori, eh? Magari così mi rimetto quello del 50% di danni quando. Anzi, no, del danno incrementato quando c'ho meno del 50% di vita. Che è una condizione che per me si verifica continuamente perché mi curo poco. A volte muoio, mi meraviglio pure che muoio. Dico, oddio, perché sono morto? Perché non mi sono curato? Eppure adesso ho diverse pallette di determinazione, cioè quindi potrei investirle per curarmi come Dio comanda, invece non lo faccio. Allora,
Volpetta l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta. Qui però c'è proprio tutta una zona anche abbastanza grossa che io non ho frequentato troppo. Quindi facciamoci un giro. Potrebbero spuntar fuori altri simpatici punti interrogativi. L'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di andare belli dritti senza farci troppi problemi. Aspetta, ma c'è un orso. Ho sentito ruggire. Oh, sì, è un orso. Madonna, che culo che c'hai, orso! Ok. Ottimo. Due potenziamenti disponibili. Già? Potenzia presso. Già posso potenziare la freccia pesante. Vabbè, però andiamo avanti per la nostra strada, se no se ci mettiamo a fare queste cose. No, questa, a stare a sentire la mappa, è una zona che non abbiamo frequentato troppo. Infatti, vedete, adesso si sta scurendo la mappa in questo punto. Dei simpatici mongoli. L'uccelletto, l'uccelletto mi guiderà da qualche parte. Vieni, vieni. Vieni, mi dice. Vieni e guardami compenetrarmi in tutto. Ecco, per esempio nel terreno, nelle rocce. Guarda come mi compenetro. Guarda. Gli uccellini sono una bella soluzione per guidarti verso un obiettivo. Ah, terme! Queste non le avevo ancora scoperte. Cazzo è. Volete vedere una magia? Ok, sto suonando il flauto per far migliorare il tempo. Ok, ora non piove più. Che cazzo, farsi il bagno con la pioggia? No, eh. Il culo di gin offerto da quei due sul server 3, ragazzi. Rifletti su mio zio, la primavera. Riflettiamo su mio zio. Pensavo avessero ucciso Lord Shinra. Dopo tutto quello che ha fatto per me, tutto quello che mi ha insegnato, non posso perdere mio zio. Non lo permetterò. Ormai siamo diventati dei badass, guardate quanta vita che abbiamo. E io so che devo ancora fare praticamente altre due zone grandi più o meno come questa. Quindi so che il gioco può dare ancora molto in termini di crescita e miglioramento. Guardate che bella la notte, luminosissima, c'è sempre luna piena su Tsushima, sempre. Però proprio per questo è molto figa la notte. A volte la preferisco addirittura alle albe, perché è molto romantica. Queste praterie piene di fiorellini. Fiorellini occultanti, perché questi fiori bianchi sono le zone di occultamento totale di Gin. Ok, io direi di andare avanti verso la zona che avevamo segnato. Kage. Andiamo, andiamo, continuiamo verso il bosco? Sì.
Bello cavallo, bello! Quanto è bello che salta in automatico, a volte facendo cose davvero eccezionali. Purtroppo l'hanno castrato molto il cavallo, ragazzi. Redez ci soffre come una bestia, perché avrebbe voluto fare tante cose, avrebbe voluto scalarci le montagne, passare attraverso i muri, queste cose, però l'hanno pensato molto alla... Beh, forse alla Shadow of the Colossus, dai, molto. Forse Shadow of the Colossus è anche più castrato rispetto a questo. Però sono stati attenti a non fartici fare molto con il cavallo, perché la tentazione è forte, oltre che un po' puttana. Oh, un cimitero. Ottimo. Adoro i cimiteri. Aspettate però, oh, c'ha l'arco lungo, posso fare cose terribili con l'arco lungo. Quindi, arco lungo, freccia pesante. No. Niente, non... Ho ucciso un trippacchione con un colpo solo e non sono nemmeno troppo sicuro di averlo preso in testa. Madonna, no, raga, fanno malissimo le frecce pesanti, eh. Fanno malissimo, porco Giuda. Proviamo questa. No, vabbè. Ciao proprio, ciaone. Ma ciaone, ragazzi. Ma è devastante, no? È veramente devastante. Che culo. E dai! Ma l'hai visto? Si è abbassato. C'è più culo che anima. Guarda come se ne va. E guardalo! Piuttosto si ammazza, si butta da... Oh, uno l'ho preso, ne erano due, doppio bersaglio. Vabbè, dai. Colpo di grazia, ma in genere questa cosa sarebbe utile perché ti permette di ricaricare la determinazione, ma due colpi di grazia. Sono rimasti tutti mezzi vivi. Questi non sono nemici troppo forti. Ce ne sono alcuni che per andar giù, Madonna. Questi però sono abbastanza pirlotti. Di solito nei cimiteri, però c'è la gabbietta coi grilli. Devo trovare la gabbietta con i grilli, perché è poi il motivo per cui ho fatto tutto sto casino. Eccola qua. Necessari per imparare una nuova melodia da suonare con il flauto. 5. Devo trovarne di cimiteri, raga. Ma devo trovarne proprio tanti di cimiteri. Ah, non siamo ancora arrivati alla zona che avevo segnato. Quindi questo cimitero era semplicemente lungo la strada. Ho finito le frecce. Peccato, peccato veramente. Ah, questo che è? Questo è uno spadaccino. Questo invece è armato di scudo, quindi...
Ok, colpo di grazia e tracchete! Non... io lo so, nei gameplay i combattimenti sembrano fottutamente scriptati, è come se io non stessi facendo niente. In realtà, durante questo combattimento ho cambiato al volo 3 volte la stance, ho fatto parata perfetta, cioè ci sono tante cose in questo combattimento, però guardandolo uno dice, ok, boh... Sarà scriptato. E quello è il motivo per cui vi dico sempre, ragazzi, giocatelo Ghost of Tsushima. O comunque giocate tutti i giochi, anche Sekiro, vale anche per Sekiro. Giocate tutti i giochi che hanno un combat system un po' stratificato. Perché altrimenti quello che si percepisce guardando il gameplay e basta è un combattimento scenografico bello, stop. Guardate che bella la nebbiolina sulla campagna. Questa è una cosa che nei giochi fino a un po' di tempo fa non c'era mai. Adesso invece la vedo sempre questa soluzione, ma perché dà un senso di profondità pazzesco. Cioè, guardate che roba. Sembra di essere lì, di sentire l'odore dell'erba. Sento quasi il puzzo del cavallo. Cioè, non quasi, lo sento, però è Toffo che sta qui e ha i suoi piedi. Come al solito, orripilanti. Qua c'è un... Ah, vedi? Vedi? Perché poi l'appetito viene mangiando. E tu vieni spinto a trovare sempre di più, sempre di più, sempre di più. Altra zona da esplorare, vai. E questa è una porzione della mappa in cui non sono... Che sta succedendo qua sotto? Una porzione della mappa in cui non sono stato. O se ci sono stato davvero di passaggio e non proprio qui. Ho raggiunto il luogo segnato. Ok, però... Il luogo segnato dove ci porta? Niente. C'è un villaggio. Ah, la cosa che dicevamo nella review, ragazzi... Che poi in realtà mi sono scordato di apporre delle immagini. È questa, cioè se io voglio salire su un palazzo, lo posso fare dal cavallo. Questa cosa è figa. Cioè il cavallo lo posso usare proprio come un trampolino. Io ho trovato sto posto, ma sto posto che è? Cioè, nel senso, ho capito, è un villaggio, però generalmente se tu mi fai trovare un posto sulla mappa, me lo segni, vuol dire che c'è qualcosa. Che cosa... Fattoria, è semplicemente una fattoria. Posso fare... Però, vedete, ho sbloccato un viaggio rapido qui, che non è male. Completiamo questo nostro viaggetto andando da questa parte. Scopriamo quest'ultima porzione di mappa, vediamo che cosa c'è. Posso fare un cazzo qui alla fattoria. Posso usarla per spostarmi più rapidamente, probabilmente. Cioè, è proprio un punto di viaggio rapido, stop. Magari poi verrà fuori che nelle fattorie posso fare cose, non lo so. Però per il momento pare non esserci tutto questo granché da fare. Oh! Ragazzi, è scaduta la nostra mezz'ora. Su questa bellissima veduta della campagna di Tsushima, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo gameplay.